è il secondo giorno dell'anno e viviamo ancora l'aria, l'atmosfera, il mistero del Natale. Ieri abbiamo iniziato questo nuovo anno appunto vedendo Maria, Madre di Dio, che ci dà il dono più grande che è il Figlio. Ma oggi vorrei ancora una volta entrare con voi nel presepe. Io mi auguro che non ancora lo avete tolto il presepe. Da noi almeno il presepe si tiene fino al 2 febbraio, che è la presentazione di Gesù al Tempio nelle chiese. Ma anche nelle case dovreste tenerlo fino al 2 febbraio. Dobbiamo riprendere questi segni, perché sono segni che ci aiutano a vedere la nostra fede in un mondo dove questi segni stanno scomparendo. Cioè, in questo mondo non scompaiono solo i segni della fede, i simboli di della religiosità, ma scompaiono proprio i segni, direi, di ciò che è la profondità dell'uomo e di ciò che sono i valori dell'uomo. E il presepe, al di là del suo significato teologico e religioso, ha un grande significato di umanità. È un simbolo e un richiamo di grandi valori. Ma entriamo nel presepe con le parole di Papa Francesco, che questa volta non sono prese dalla sua lettera apostolica Admirabile Signum sul presepe, ma sono parole che lui ha detto in occasione di auguri natalizi ai dipendenti del Vaticano, perché il Papa riunisce i dipendenti del Vaticano per Natale e fa loro gli auguri. Guardiamo il presepe, dice il Papa. Chi è felice nel presepe? Questo mi piacerebbe chiederlo a voi bambini che amate osservare le statuine. Quando è bello, no? Vedere i bambini che vedono le statuine. Dovremmo anche noi saper cogliere la capacità e saper tornare alla capacità di stupirci. Dice il Papa che bisogna chiedere ai bambini che cosa provano nel vedere il presepe, perché loro amano osservare le statuine e magari anche muoverlo un po', spostarle, facendo arrabbiare il papà che le ha sistemate con tanta cura. Quando è bello, no? Quando il papa fa esempi concreti. Forse lui stesso ha vissuto questa esperienza. Ma teniamo presente che queste parole fanno parte di un discorso che lui fa a tantissimi papà, perché tra i dipendenti vaticani ci sono molti papà. Allora, chi è felice nel presepe, si chiede il papa. E chiediamocelo anche noi oggi. La Madonna e San Giuseppe sono pieni di gioia. Guardando il bambino, o meglio, sono pieni di gioia perché guardano il bambino Gesù e sono felici perché dopo mille preoccupazioni hanno accolto questo regalo di Dio con tanta fede e con tanto amore. Sono, continua il Papa, straripanti di santità e quindi di gioia. E voi mi direte, per forza, sono la Madonna e San Giuseppe, se non sono felici loro. Sì, conclude Papa Francesco, ma non pensiamo che per loro sia stato facile. Santi non si nasce, si diventa, e questo vale anche per loro, ma vale anche per me e per te. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.